Cipolla, perché piangiamo quando affettiamo le cipolle? A tutti sarà capitato di affettare una cipolla o di trovarsi vicino qualcuno che affetta una cipolla e cominciare a piangere come un bambino a cui è stato rubato il lecca-lecca con gli occhi in fiamme dal bruciore. Perché succede? Perché c'è un meccanismo di difesa della cipolla stessa. Tutte le piante hanno dei meccanismi di difesa che servono a scoraggiare eventuali insetti, patogeni o quant'altro dall'attaccarli. Nel caso della cipolla, questo meccanismo di difesa è particolarmente aggressivo. E quando la tagliamo succede che viene rilasciata una sostanza che si chiama acido sulfenico, che poi si trasforma in un gas volatile, propionil sulfossido, se non ricordo male il nome, che poi non scioglilingua, che appunto è estremamente, estremamente irritante. Ci sono dei metodi per ridurre questo problemino, cioè tipo affettare la cipolla sott'acqua, oppure affettarla da fredda, oppure ancora stare con un ventilatore che scacci via questo gas irritante e ci permetta poi di non soffrire.